La domenica che aspettavamo da tanto tempo, una gara bella, sofferta, perché i ragazzi hanno lottato fino alla fine, ma sono stati bravissimi a prendere in mano subito la partita fin dal primo minuto, a far capire che attraverso l'atteggiamento volevamo vincere. E questa è la cosa che mi piace di più. Naturalmente era normale che poi nel secondo tempo qualcosa, qualche centimetro lo perdessimo, però siamo rimasti compatti. Credo che in fase difensiva siamo stati un'altra volta esemplari. Sono contento naturalmente che centravanti ha fatto gol, perché centravanti vive per la porta, vive per il gol. Quindi, così come sono contento che ha fatto gol anche Celiento, che è un difensore, però insomma, basta che la buttavamo dentro. Oggi chi fosse l'interprete non mi interessava. Sono contento perché questa vittoria così ci fa tornare un pochino di serenità, e questa era una cosa importante a livello mentale, soprattutto per i ragazzi, perché credo che porti fiducia e porti consapevolezza nei propri mezzi. Mister Panni parlava del Siena come una squadra che aveva più fame, più voglia rispetto alla sua squadra, che forse non dico si era seduta, ma giustamente avendo vinto le ultime due ne aveva meno necessità da quel punto di vista. Quindi anche questo ha fatto la differenza oggi. Ma indubbiamente l'atteggiamento, soprattutto quello mentale, la predisposizione ad affrontare una gara sapendo che la vuoi vincere, è determinante. Alla fine ti leva centimetri, metri, alla fine è quell'atteggiamento che poi in campo si vede. E oggi noi volevamo vincere. L'avevo accennato e detto in conferenza stampa ieri. Credo che il messaggio sia arrivato ai ragazzi, ma li vedevo carichi, troppo carichi, finché sono arrivato al punto di annullare la rifinitura del sabato, proprio perché non volevo che bruciassero troppe energie. E credo che oggi i ragazzi si godano, sia giusto che si godano questa vittoria, così come è giusto che se la goda la società, il mio staff. Perciò siamo contenti, questa è la strada e sono contento naturalmente. Mi godo questa vittoria con i miei collaboratori e con le persone che mi sono sempre state vicino, questo è importante. Al di là dell'atteggiamento ci sono state anche delle variazioni, voglio dire, nel senso la disposizione di Sasilotto e anche Opiela, che è portato in posizione più centrale, elevata della fascia. Sì, Opiela ha fatto il centrocampista oggi. Lucas è un centrocampista che io ho adattato sulla fascia in virtù del fatto che Avogadin ancora non era pronto. E credo che oggi Lucas abbia svolto il suo compito in maniera eccellente, direi, così come tutti quanti. E ho messo Sacilotto davanti alla difesa proprio perché vedevo che buttavano queste palle al centro della difesa e volevo essere certo, con i centimetri di Sacilotto, che anche davanti poteva esserci uno schermo importante, visto in virtù del fatto che ho la fortuna di avere giocatori che hanno queste caratteristiche, dico perché non sfruttarla. E quindi da quel punto di vista, con Portanova e Sacilotto e Celiento e D'Ambrosio centralmente, era difficile per loro trovare spazi, soprattutto sul gioco aereo. E niente, poi naturalmente è normale che Bonazzoli abbia finito coi crampi, ma è un ragazzo che la scorsa settimana ha saltato quasi 10 allenamenti per quell'infortunio. Mi auguro che questa settimana possiamo farlo allenare gestendo un attimino il suo lavoro. Così come per lui, sono contento anche per Masullo, che è un ragazzo che stava fuori e che sicuramente meritava di giocare. Però naturalmente Andrea Bonò ha fatto un ottimo inizio, quindi credo che purtroppo per scelta qualcuno rimane fuori. Mi dispiace perché oggi in squadra ho dei ragazzi che sono in panchina e che sicuramente meriterebbero di giocare, però naturalmente le scelte che faccio sono in funzione dell'avversario, in funzione di quello che vedo durante la settimana, però credo che ci sarà spazio per tutti. Ci tengo a sottolinearlo questo perché in panchina ho dei ragazzi veramente in gamba. Peccato che qualche ripartenza si sia banalmente sprecata nella Sì, là fa stagione. parte un po' di quell'ansia di portare a casa quel risultato. Infatti, se devo essere sincero, quando rivedremo la partita, farò capire ai ragazzi che gli ultimi 10 minuti, nella gestione della palla, forse saranno un pochino più lucidi e avevamo meno ansia nel voler per forza trovare la soluzione in avanti. Attraverso il palleggio forse potevamo gestire meglio molte situazioni. Però ripeto, la cosa importante era vincere, la cosa importante era l'atteggiamento, la squadra, la cosa importante era appunto dare,
forza a questi ragazzi attraverso questa vittoria. E ci siamo riusciti, questo ne sono contento. Come ha visto la prova di Libertazzi, un ragazzo magari non ha tantissimi gol nel sangue, però vedo vi allunga sempre, no? Sempre questi movimenti in profondità che secondo me fa giocare bene. Ma io credo che marcare Libertazzi e Bonazzoli per qualsiasi difensore centrale sia molto impegnativo, molto difficile. Soprattutto perché quando trovi una linea 4 i due centrali si trovano sempre uno contro uno e giocare uno contro uno con gente che è alta 1,90 m, credimi, non è facile. E in virtù del fatto poi il secondo tempo l'allenatore avversario ha messo tre difensori proprio perché vedeva la difficoltà che c'avevano i due centrali. Perciò Libertazzi, come giudico la prova, ottima. Ottima la sua, perché è un ragazzo che durante la settimana sputa l'anima già il lunedì, il martedì quando riprendiamo gli allenamenti, quindi oggi vi dico che a Lucca ha lottato come un leone fino alla fine, ma io credo che sia giusto che si meriti, che si meritava la riconferma quest'oggi. Oggi ha fatto un'ottima prova insieme a Emiliano. Bene, sono contento. Posto. Grazie, arrivederci. Grazie.